Allora, venghino pure, si parla di fitness, si parla, non abbiamo avuto questa volta il Toy Boy, questa volta abbiamo però il preparato, non lo so, non lo so. Beh, prego, prego, Alessandro Ingrai, soci, i ribolliti. Bravo. Vai. Siete in forma? Eh? Siete in forma o no? Signori, io sono Dario, famoso personal trainer in tutte le palestre d'Italia. Se voi venite da me, io vi posso insegnare spinning, stretching, footing, running, wellness, leg tower, leg pull down, shoulder press, low carb e workout! E l'inglese, perché se no non ci capiscono una sega. Parliamo di diete, perché fondamentale è l'allenamento, importante è quello che abbiamo sulla tavola tutti i giorni. Per esempio, a casa mia siamo tutti a dieta. Sono dimagrite anche le piante grasse. Non mangio grassi, non mangio dolci, non mangio pizza, mangio carne bianca senza sale, senza olio, non bevo, non fumo e dormo 8 ore al giorno. Praticamente una vita di merda. Ma se voi date retta a me, in meno di un mese vi faccio venire il bicipite di Rambo, l'addominale di Brad Pitt e il gluteo di Van Damme. Scusa! Ma per avere l'organo centrale di Rocco Siffredi quanti mesi mi ci vuole? Guarda, è Rocco Siffredi, è un mio amico. Ah, sì, e mi ha telefonato tempo fa e mi fa: Dario, ma lo sai quando ho fatto l'isola dei famosi la me mancava la patatina? Dico io, pensa a Valerio Scanu, gli mancava il cetriolo. Bene, allora, sì. Ma te fai sport o ci prendi in giro? Ma io ho sempre fatto sport. Sì? Guarda, che io quando ero piccino e facevo i 100 metri in 10 secondi. E poi? O mi hanno rubato il motorino. Ascolta, allora, te adesso lo dimostri al pubblico. Sì. Vai fuori e fai il giro all'isolato e ti prendi il tempo. Va bene, vai. Ma però c'è un problema. Quale? Un c'ho l'orologio. Ma come, uno come te un c'ha l'orologio? E ce l'ho rotto. E portalo a accomodare, no? E l'ho portato dall'orologiaio. E gli ho detto, me lo metto un quarto d'ora avanti? E lui? Me lo voglio mettere mezz'oretta anche dietro. Signori, allora io poi sono un allenatore, ma rimetto anche in sesto le persone anche dopo un periodo brutto. Bah. Per esempio, la mia amica Giovanna, lei è rimasta vedova 3 volte. Oh, come le è successo, Giovanna? Una tragedia, Dario, guarda. Il mio primo marito mangiò dei funghi e morì. Il mio secondo marito mangiò dei funghi e morì. E il mio terzo marito, lasciami indovinare, l'ha mangiato dei funghi. No, un colpo in testa. Come mai i funghi non li voleva mangiare? Bene, signori, sì. Oh, prima ho fatto una figura, sono andato nel bagno, ho sbagliato, sono infilato con quello per le donne. Le entrava una tutta incavolata, oh, ma questo non è per le donne? Mi sono girato, e secondo lei questo per chi lei? Ieri mi suona la mia vicina di casa, tutta arrapata, infoiata, e mi fa, Dario, e c'ho voglia di far sesso tutta la notte, c'ho da fare? No, no, sono libero! Allora mi tieni il cane che non mi amico. Oh, c'ho il telefono. No. No. C'ho Matteo Renzi e il telefono. Pronto, Matte? No. E un me lo dire. No. E un me lo dire. E un me lo dire. E che ti ha detto? Non me l'ha mica detto. No. Grazie. I ribolliti. Un applauso.